parlando di futuro, dovendo pensare al nostro futuro, non possiamo prescindere nella maniera più assoluta dai giovani, che rappresentano e sono l'espressione del nostro futuro. Quindi non si può pensare a una progettazione senza partire dal dialogo con loro, insieme a loro. Sarà mia premura andare a incontrare i giovani, sentire quali sono le loro esigenze, le loro critiche, cogliere le loro critiche e capire anche il perché in questo momento si trovano distanti da un mondo politico che invece dovrebbe appartenergli in maniera specifica, perché sarà quello che convoglierà e deciderà del loro futuro. E quindi credo fortemente che loro debbano essere i protagonisti del loro futuro. Credo fortemente in questo, tant'è che darò tanto spazio ai giovani, perché sarà loro il mio spunto e la mia visione futura. Sarà una bella esperienza, una bella campagna elettorale nella quale dovremo mettere davvero tanto impegno, una grande opportunità per una bella trasformazione della nostra regione e in questa maniera della nostra provincia. Porterò la mia esperienza amministrativa, un'esperienza amministrativa che si racconta da solo, perché ho avuto questo grande onore e possibilità di sperimentare la mia attività politica in un comune così importante come quello di Civitanova Marche, dove negli ultimi anni il turismo è notevolmente cresciuto, dove il turismo è evoluto anche alla luce di una visione molto più ampia rispetto a quello che era prima, uno sguardo a 360 gradi, capendo quali erano le esigenze. C'è molto da fare, molto è stato fatto e molto bisognerà sicuramente fare. Però la cosa importante è aver compreso che è importante fare rete, mettere i comuni in connessione tra di loro e per ogni comune sviluppare le proprie potenzialità, mettendo in rete quelli che sono le individualità di ogni territorio, perché l'individualità è un aspetto da non trascurare, anzi da sicuramente mettere in primo piano. E quindi anche questo sarà sicuramente il mio impegno, mettere in risalto e dare anche la possibilità alla parte, diciamo, sud delle Marche di crescere, di poter avere le stesse opportunità che nel tempo hanno avuto Marche Nord. Siamo stati un pezzo della regione veramente dimenticato, lasciato a se stesso, accontentato in minima parte e solo per alcuni comuni. Io mi auguro che questa tendenza cambi definitivamente e che anche le Marche Sud possano essere messe in vetrina alla pari, dimostrando proprio le proprie potenzialità. Turismo e cultura, abbiamo molti aspetti culturali che sono stati a lungo trascurati nel nostro territorio. Abbiamo veramente comuni che hanno delle eccellenze, delle particolarità ancora da scoprire, investigare, saper raccontare, quindi capire anche e percorrere anche i nuovi linguaggi per poter scoprire quelle che sono le nostre ricchezze che raccontano storia, come ad esempio San Claudio, ma come pure Corridogna. Insomma, abbiamo dei comuni veramente che hanno dei reperti storici che raccontano e svelano anche dei segreti che rimangono misteriosi e sono ancora da svelare, insomma. E quindi questo sarà un altro impegno che prenderemo. E poi c'è la mia componente formativa, insomma, che mi accompagnerà sempre nell'attività amministrativa, che rispecchia appunto la scuola, la famiglia, aspetti estremamente importanti, no? In una progettualità futura non si può prescindere dalla famiglia, che è il primo nucleo, insomma, che fonda la persona, e quindi dove fin da lì si impara quelli che sono i ruoli sociali, la mamma, il papà e il figlio, ognuno con i propri ruoli, i propri compiti e i propri doveri. È lì che si fonda la società, il rapporto poi con la seconda agenzia educativa, che è sicuramente la scuola, che merita una giusta attenzione e un giusto sostegno. Oggi abbiamo visto anche questo periodo di lockdown,
lockdown che ha fatto scoprire quali sono i gap della scuola, no? Una scuola che non è stata trasformata con il tempo e che ha lasciato poco a quello che è l'aspetto didattico. Oggi parliamo di distanziamenti sociali, la scuola invece è aggregazione, socialità è lo stare insieme, è il condividere nel rispetto dei ruoli e nell'insegnare anche, no, un dialogo costruttivo. E quindi anche questo sarà un aspetto sicuramente da non trascurare e da attenzionare sempre, ma soprattutto da supportare. Abbiamo parlato di famiglia e quando parliamo di famiglia non possiamo trascurare il ruolo della donna, la donna che è la generatrice per eccellenza, madre natura, una donna che fa fatica ancora oggi, diciamo, ad asserire il proprio ruolo sociale, ad essere rispettata e ad essere anche supportata in quelli che sono i suoi passi nella vita. Ci sono donne che ancora oggi si trovano in estrema difficoltà per diversi fattori e per diversi motivi. Non vorrei più sentire parlare di genere, ad esempio, di dover tutelare il ruolo della donna in qualche modo, ma mi piacerebbe vedere la donna essere trattata per quello che è, rispettata al pari di un uomo, una donna che è sempre più impegnata nel lavoro, nel sociale, nella politica, una donna che apporta davvero delle idee ma che si trova a volte, proprio perché donna, a dover affrontare determinati abbandoni, lutti e problematiche alle quali bisogna prestare particolare attenzione, quindi a livello sanitario, a livello lavorativo e tutto questo, insomma.